Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto notare che alcuni cittadini si lamentavano del volume della musica proveniente dallo stabilimento Sand. Ci giunge ora una lettera aperta diretta al sindaco in cui si descrive la situazione vissuta dai residenti di quest'area, dove si sente una musica talmente alta da creare disagio appunto ai residenti di via Cristoforo Colombo qui affacciati. Musica fatta suonare dalle 5 del pomeriggio alle 2 o anche alle 3 della notte, circa 10 ore di musica ininterrotta. E che musica! Certo, non quella che ha ritmi blandi, ma quella da discoteca che pompa, che crea disagio fisico a meno che no, tu non sia in pista. Una musica che i residenti, anche a finestre chiuse, si ritrovano a dover subire fino a quando cessa. Solo allora è possibile riposare e dormire. Afferma che si è rivolto al sindaco che sono stati calcolati anche 80 decibel contro i 35 che sembra siano permessi in orario notturno, ma non sembra ci sia mai stato un controllo da parte di ARPAB. Il locale non ha barriere per ostacolare la propagazione del suono e ai piani alti dei palazzi la musica si sente molto più forte che non per la strada, dove qualche ostacolo al propagarsi del suono si trova. Nessun locale né prima né adesso ha dato così tanti problemi, tenendo una musica così alta da privare del giusto sonno chi deve alzarsi la mattina per andare a lavorare. I 50 decibel rappresentano inquinamento acustico e, conclude la lettera, qui si può parlare anche di disturbo della quiete pubblica, una situazione che si è protratta fino ad ora sopportata, ma verso la quale per il prossimo anno sarebbe il caso di prendere provvedimenti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.